Non mi nascondo sul fatto che sono contento e c'è quel pizzico, non di emozione, di voglia, di piacere proprio, piacevole di tornare comunque all'Adriatico, in uno stadio che mi ha visto per tanti anni giocatore, adesso per la prima volta ci tornerò ad allenatore, quindi questo mi fa un po' rattristire per il fatto che vuol dire che sono invecchiato, però è chiaro che è una soddisfazione, sono contento ed è normale che sotto quel punto di vista per me non è una giornata come le altre, sarebbe anche banale dirlo. Ma guarda, io non è che devo stare qui adesso a sottolineare i grandi meriti e la grande forza di questo Pescara, perché penso che a oggi, visto che a tutti, ma soprattutto a me nel calcio, sono i numeri che parlano. Credo che il Pescara a oggi sia una delle squadre nei tre gironi, se non la più forte, insieme al Vicenza, è quella che ha perso solo una volta, 36 punti, quindi ha più del doppio dei punti del Pineto. Sottolineo questa magia che è stato bravo a mettere Mister Baldini, perché lui credo che è stato bravo fin dal primo giorno a credere in questa squadra e in tanti secondo me non ci credevano. Lui è stato il primo che non ci ha creduto solo con le chiacchiere, ci ha creduto con i fatti. Nei primi minuti il Milan futuro è stato messo alle strette dal Pescara. Il Pineto, sotto questo punto di vista, dovrà essere attento sin dai primi minuti e poi le sue scelte, se saranno incentrate appunto all'11 titolare o se tenere in panchina qualcuno che all'improvviso entra appunto per cercare di cambiare il match. Questa è la valutazione forse più complicata che deve fare Tisci. Ma guarda, hai toccato sicuramente un argomento su cui sto riflettendo, ma sto riflettendo perché, come ho detto prima, fortunatamente ho recuperato dei giocatori importanti e quindi diciamo quasi tutti a disposizione, tranne Marafini, che è ancora fermo e bisogna valutare Bolsoi, ma non credo che riuscirà a essere dalla partita. E per il resto ho recuperato Pellegrini e Schironi, quindi diciamo che ho di nuovo la possibilità di scelta, che è quella che spero di avere più volte all'interno di questo campionato. È vero che sarà importante scegliere il primo 11, così come sarà importante anche capire quelli che dovranno essere i giocatori che subentreranno, perché una delle caratteristiche, delle tante caratteristiche importanti di questo Pescara è quello che ha veramente una rosa che sta bene, tutti i giocatori giovani di talento, ma che corrono, che pedalano e che quando subentrano non stanno a pensare se sono stati o non stati dei titolari dall'inizio, quindi questa è una loro grande forza, un ritmo intenso che riescono a dare a tutti i 95 minuti delle partite, quindi è normale che avere la possibilità di avere tutti a disposizione per giocarsela in tutti i 95 minuti anche a livello fisico sicuramente è una cosa che dovrò valutare. Vivo a Pescara e il Pescara quest'anno prima di sedermi sulla panchina del Pineto l'ho visto tantissime volte perché lo continuo a dire, io ci vivo a Pescara da più di 20 anni. Ed è la mia seconda casa, quindi è la squadra della mia città per la quale chiaramente faccio anche il tifo sperando possa tornare, come ho detto prima, in Serie B il prima possibile. Però quando vado allo stadio, nelle altre settimane magari c'era solo un semplice saluto, ora ci sono tornato da allenatore del Pineto e giovedì le battute di tanti amici erano quelle mister complimenti, ma mi raccomando lunedì e io ho semplicemente risposto, siete fortunati che non posso giocare.